Ciao amici, buonasera a tutti quanti, benvenuti a Northampton, benvenuti al nostro canale. Questo qui è un annuncio che girerà direttamente su YouTube che riguarda la prossima uscita che è sabato prossimo, uno dei primi parchi che abbiamo visitato, si chiama Eastfield Park, che è esattamente vicino al Northampton College, che è sempre qua dietro. È venuto a trovarci la Pila, eccola lì, che vi saluta anche lei, là in fondo c'è il Miju. È tempo di farfalle, sarebbe tempo. Qui abbiamo le buttleie, si chiamano buttleie, che sono le piante delle farfalle, che sono già pronte, come potete vedere. L'anno scorso le ho tagliate praticamente a zero e quest'anno hanno fatto questa esplosione di fiori che francamente io non mi aspettavo, non pensavo fosse così. Venissero fuori così giganti. E qui ce l'abbiamo tinta glicine, tra l'altro. Molto bella, eh? A me piacciono un sacco queste piante. Speriamo che si vedano le farfalle. Questa è quella lì, appunto, più lilla. Tra l'altro, guardate che meraviglia. Questa è la natura che si sta un po' alla volta riprendendo. Noi amiamo la natura e cerchiamo di rispettarla il più possibile. Mi auguro che abbiate visto il video dedicato alle mamme, la terza parte, e così ogni tanto manderò questi trailer, li faccio un po' così col cellulare. Guardate un po' che cielo, è proprio coperto. Che tra l'altro poco tempo fa ho rivisto un video che a me era piaciuto tantissimo riguardante il famoso Ighina, che è un nostro, che era stato un... Come si dice a noi il ragazzo di bottega di Marconi che ha inventato quella famosa elica per allontanare e avvicinare le nuvole che lui stesso aveva cercato di mandare in Africa, però si sa, i potenti non vogliono che piova in Africa ed è una cosa che a me in questi giorni mi ha abbastanza scosso, che se anche non sembra, però sono una persona abbastanza sensibile, ecco, sarà perché mi piace anche suonare, che non mi ritengo assolutamente un musicista, perché i musicisti sono quelli che sanno veramente suonare, sono compositori, ecco, forse sono più compositore, cioè studiano la musica, io invece quello che sento dentro faccio la ricerca della nota, anche se so che non è. Bene ragazzi, buona serata a tutti, fate i bravi, mi raccomando, e voletevi bene sempre, sia tra coppie, sia tra amici, genitori, figli, che è il segreto, è il punto, è la chiave della risposta all'umanità, al volersi bene.